lasciatelo dire. Ciao Silvia, ti piacciono le scarpe rosa? Vuoi Sì. fare quella verde o rosa? Ma papà, possiamo fare la recensione delle barrette? ma me le hai mangiate tutte? Ciao ragazzi, oggi farò una sorpresa a Andrea Soffientini, gli consentirò di provare le nuove scarpe, vediamo cosa ne pensa, comunque oggi parleremo delle Zoom Fly 3. Ciao! Ciao Andrea, oggi che cosa vuoi testare? Non lo so, vedremo cosa c'è qua dentro. Dai, provaci. Testeremo Queste. quelle lì. Testeremo quelle lì. Che cosa sono? Queste qua sono le Zoom Fly 3. Sei pronto a testarle? Andiamo. Dai, ciao. Ciao. Andrea, fammi un bello scattino, mi raccomando. Io non so se ti seguo, però ci provo. Dai, vai. Non ti si vede, ma te sei in bicicletta, Max. Wow. Andrea, cosa ne pensi di queste scarpe? Wow. Tanta, tanta roba, davvero super reattività, gran scarpa. A chi sono adatte? Bella domanda, questa direi davvero a tutti, secondo me, è una scarpa non per i lenti ovviamente, per le gare la consiglierei a tutti perché ha una buona ammortizzazione e una grandissima reattività. L'avampiede è super e il tallone, secondo me, quando sarai stanco in gara agli ultimi chilometri ti aiuta lo stesso perché c'è buona schiuma, buona ammortizzazione. Ci dicono che il peso è aumentato di circa 40 grammi. Tu cosa ne pensi rispetto al modello precedente? Guarda, poteva essere anche un etto in più, non lo senti, senti la scarpa che spinge, senti della morbidezza sotto l'avampiede, la trovo super, poteva pesare anche 1,5 kg, ma davvero la scarpa è davvero reattiva e spinge bene. Andrea, ci correresti anche in pista? Guarda, una 10 km sì, diciamo che ho le Vapor, quindi vabbè, preferirei comunque quelle. Però sì, è una scarpa secondo me anche da pista. Tanti dicono che è instabile, non la sento per niente instabile. Ovvio devi spingere di avampiede sempre. Rispetto ai modelli precedenti, come si colloca? Ah, un livello superiore, secondo me le stanno sempre migliorando e sono contento. Chissà il quarto modello come sarà. Questa qua è davvero morbida, rimane molto reattiva e secondo me stanca meno il piede rispetto alla 1 e alla 2. Cosa ne pensi della tomaia, la tomaia innovativa Vaporweave? Allora, la tomaia provata in inverno mi sembra che sia buona, in estate non lo so, ci metto un punto di domanda, ma mi sembra anche abbastanza resistente, non ha avuto problemi negli anni, quindi negli anni, nei mesi.
Andrea, so che i nostri ascoltatori ci fanno la domanda sul tallone, cosa ne pensi? No, il tallone è super, devo dire che richiama molto quello delle Vapor, un po' più duretto, ma sicuramente quando sei stanco ti darà un buon supporto. E a livello di allacciatura? Molto calzante, misura, direi di prendere una misura, anzi la solita misura Nike, forse anche mezzo numero più piccola se vuoi una scarpa davvero fasciante per fare le gare corte. E dal punto di vista del podista amatore, la domanda che ci pongono è: a chi sono adatte? Boh, non lo so, direi sotto i 5 al chilometro di prenderle senza problemi. L'importante magari di usarle nelle gare un po' più brevi per chi ha dei ritmi un pochino altini, mentre per la maratona secondo me va bene per qualsiasi podista. Quali sono secondo te i due punti di forza di questa scarpa? Punto di forza la reattività, anche la leggerezza, anche se pesa di più rispetto alle altre. Però davvero hanno una reattività pazzesca, mi piace, quando vuoi spingere spingi, invece quando vuoi riposare ti fanno spingere lo stesso, ma stai riposando. E a livello di punti di debolezza? Forse un po' il grip, non l'ho provata sul bagnato, ma ho provato un po' sullo sdrucciolevole e in effetti andavano un po' via, però poca roba. Rispetto alle Nike Vaporfly Next%, come si collocano? Beh, sono un gradino sotto, si sente, forse le userei per gli allenamenti, dato il prezzo le userei volentieri per gli allenamenti, al contrario delle Vapor. E sono sicuramente un pochino più durette, ma reattività mi sembra buonissima anche su queste, non sento molta differenza. Ciao! Ok, grazie Andrea, ciao. Andrea sembrava un bambino appena uscito da un negozio di giocattoli. Comunque sappiate che lui voleva testare le Adios 5 e confrontarle con le Adios 4. Dopo aver visto quello che ci ha raccontato Andrea Soffientini in pista, vorrei concludere la nostra recensione dicendo che secondo noi le Zoom Fly 3 sono le migliori scarpe Nike come costruzione di questa tipologia di modello. Possiamo discutere a lungo sulla tomaia, di certo è che la stabilità di questa scarpa rispetto alla versione precedente, le Zoom Fly Flyknit, è sicuramente migliore. Infine, l'aumento di 40 grammi di peso, secondo noi, può incidere sulle performance, soprattutto per chi dovesse correre una maratona. Detto ciò, noi consigliamo per questa tipologia di podisti, soprattutto per quelli più veloci, di tornare al modello 2, quello, Flyknit. Se vi è piaciuta la recensione, ricordatevi sempre di commentare qua sotto. Sappiate che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni, come vi abbiamo raccontato all'inizio di questo video. Per coloro i quali sono appena giunti al canale, vi consiglio di iscrivervi, anche perché nelle prossime settimane parleremo di tantissime nuove scarpe da corsa, non soltanto Nike, ma anche Adidas, New Balance, ASICS e altri modelli con i quali abbiamo effettuato corse di tutti i tipi. Grazie ancora e a presto, alla prossima settimana. Ciao! Un paio di scarpe. Oca. Oh, wow. Sembrano le Carbon X. Ok, quelle oppure che co cos'altro dovresti testare? Vediamo, vediamo. ASICS. Oh. Questo si vedeva. Glide Glide Ride, viste solamente in negozio, eravamo a Firenze Marathon, brutti ricordi, ma solamente guardate e oggi le testiamo. Ultima, oh, mica che le taglio. ma secondo me quelle ti piacciono, queste ultime ti piacciono. Che marca sono? Adidas.
Ma secondo te che scarpe sono? Potrei leggere, ma o Boston o Adios, vediamo. Le Adios 5, wow. Sono veramente molto belle, veramente molto veloci. Già vedo della gomma diversa rispetto al boost solito che si vedeva fino in fondo. Potremmo essere ritornati alle prime Boost, alle prime Adidas con la Riprene.